La Corte d'Appello dell'Aquila, sezione civile, ha rigettato gli appelli della Regione Abruzzo e del Lazio per il crollo della casa dello studente, ritenendoli infondati in fatto e in diritto e ribadendo la responsabilità civile dei due enti per la morte di Hussein Hamade, detto Michelone, ragazzo israeliano di 21 anni della facoltà di medicina, deceduto sotto il crollo della casa dello studente il 6 aprile 2009. La Corte d'Appello ha quindi ricostruito tutti i profili di responsabilità civile della Regione Abruzzo in quanto ente proprietario del bene, dell'ADUS in quanto gestore, dunque responsabilità solidale dei due enti che non hanno quindi proceduto ad alcun controllo e alcun consolidamento statico e sismico, insieme anche ai tecnici già condannati in via definitiva per i reati di crollo di edificio, disastro colposo, omicidio colposo plurimo, lesioni colpose plurime. I magistrati della Corte d'Appello infatti hanno ripercorso tutta la lunga vicenda processuale e hanno di nuovo quindi confermato la responsabilità degli appellanti e il risarcimento danni per tutti i familiari delle vittime, nonché la condanna degli appellanti alle spese legali e processuali. Contemporaneamente, i magistrati della Corte d'Appello hanno emesso altre due sentenze per altri due ragazzi sopravvissuti che hanno riportato lesioni durante il crollo. A questo punto io mi chiedo, dopo 14 anni, il susseguirsi di tutte queste sentenze penali e civili e tutte conformi nell'attribuire la responsabilità prioritaria dell'uomo nella causazione dell'evento, non sia il segno tangibile che ormai la vicenda processuale debba concludersi? Mi rivolgo alle autorità degli enti preposti ed appellanti, se non sia giunto il momento di riconoscere quelle responsabilità che vengono fuori in modo conforme da tutte le sentenze e pagare i giusti risarcimenti ai familiari delle vittime che attendono da oltre 14 anni verità e giustizia. Oppure dobbiamo continuare nella via processuale, fare cause costosissime con i soldi pubblici e determinando quello che io definisco un accanimento non terapeutico, ma ingiustificato di fronte a una grande tragedia umana.